fare casino. Niente, no. Prima abbiamo sentito. C'è due senza il tre, l'ho detto, se tanto mi dà tanto, Vabbè, basta. Diciamo che in pole position c'è Paul Espargaró, è stata la prima vittoria per Vietti in Moto 3, in Moto 2 per Bezzecchi, è stata la prima pole position per Paul Espargaró in MotoGP, la prima pole position per KTM, ma non è solo. Può vincere la gara. Ci sta Mir che parte in prima fila, un'altra prima volta per lui, visto che non c'è Zarco che partirà dalla pit lane e Mir occupa il suo posto con Renze, no? Che rendono il tutto molto più complicato. Sandro Donato Grosso, non so che cosa volesse dire. Se si può ritornare da lui andiamo subito, altrimenti finiamo di parlare qui in race room dicevamo di Valentino Rossi, no? Che comunque sì, invece. Ci salutiamo così con un bel giro di pista insieme a Mauro Sanchini, Guido Meda, che poi vi porteranno in griglia e in pista ovviamente il Guido Sanchio Giro su Red Bull Ring e poi la gara. Divertitevi. Non può dire, beh, aspetto un attimo che rientri, cioè in gara devi essere aggressivo e cattivo, è così, e se vuoi vincere il campionato del mondo devi essere così, quindi anche i regolamenti bisogna stare attenti. Sta succedendo, le due vittorie Yamaha, Team Satellite. Satellite, ma io ricordo e bisogna anche dire bravi, perché KTM con un po' di test. Ecco, Ducati che cosa pensa di questa KTM secondo te? Ducati che uno deve per forza diminuire la velocità, però lasciarvi continuare perché avevo un sacco di messaggi degli amici allora da casa da leggere, non li posso leggere, era così bello, ma, lo so, anche per me. Alle 18 c'è Cristiana Buonamano con Race Anatomy, la settimana prossima siamo ancora qua, c'è il CEV raccontato da Rosario Triolo, questa sera c'è la super finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco a Lisbona, quindi giornata del Portogallo con Ilaria D'Amico e i suoi ospiti, il pre-gara dalle 20, quindi insomma il pre-partita dalle 20, quindi insomma staremo ancora insieme questa sera e la settimana prossima. Grazie a tutti.